sono punti pesantissimi quelli in palio al San Giorgio di Bavari, dove la Figempa cerca punti VIP per confermare lo straordinario score di 3 successi consecutivi. Il Borzoli invece chiede strada per avvicinare quel traguardo che solo la scaramanzia lascia innominato, forte di addirittura 13 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice. Beccaris dopo soli 10 minuti prova a mettere in discesa la pratica, ma il suo ride sul binario di destra si spegne sulla figura di Lucano. 13 minuti dopo però la capolista rischia, perché pioggia veste gli insoliti panni di assist man per Puggioni, che scarica sul primo palo, ma i tentacoli di Di Giorgio sputano in corner la soluzione dell'ex Borgoratti. La Figempa svarazzina è ordinata, ma al 31esimo si fa trovare scoperta sul lato mancino. Beccaris imbecca la sponda di Rovatti per il tracciante di Verardo, letto bene a terra da Lucano. Puggioni risulta abbandonato a se stesso, prova allora a perorare la soluzione dalla distanza, bloccata senza alcun problema da Di Giorgio. Il film della ripresa di Simone Maggi parte dal quarto, pioggia di testa spiana la strada all'inserimento di Puggioni, schermato dall'uscita di Di Giorgio. Replica immediata del Borzoli, ma il destro di Verardo è troppo tagliato per creare patemi a Lucano. È solo questo però l'aperitivo del vantaggio del Borzoli, che bussa al minuto 14 con lo stesso Verardo che lascia impietrito Lucano con questa fucilata nel 7 alla sinistra del portiere. 9 minuti dopo ecco servito il raddoppio con il gran lavoro di Maggiora sul binario di sinistra, che apparecchia per il tap-in sotto misura di Carlo Rovatti. Ma al 27esimo i padroni di casa rientrano in scena con il neoentrato Bonadies, che dal limite pennella questo piazzato sopra la barriera. Non basta il tocco di Di Giorgio per evitare l'avvicinarsi dei padroni di casa. La Figempa allora acquisisce fiducia e sulla conclusione di Puggioni protesta per un presunto tocco con le mani di un difensore. All'ultimo minuto di recupero prima dei 5 concessi, il piazzato di Rovatti mette in vetrina Biamino, che in versione uomo ragno sotto la traversa evita il possibile 1-3. Meno agevole del previsto il successo del Borzoli. Si ferma a 3 successi consecutivi la risalita di una mai doma Figempa. A questo punto il primato della capolista sembra più che mai granitico ogni giornata che passa.